Ho avuto un'idea geniale che può tramutarsi in un'app e voglio capire se posso proteggerla oppure no. Allora la domanda sorge spontanea: è possibile o no brevettare un'app in Europa? Innanzitutto chiariamoci sul concetto di app, di applicazione. Che cos'è? L'applicazione non è altro che un software che lavora su un determinato device, può essere uno smartphone, un tablet, e di per sé un software non è possibile proteggerlo con un brevetto. Al massimo si può proteggere con il diritto d'autore. Per intenderci, il diritto d'autore nel nostro sistema giuridico è lo stesso strumento che si utilizza per la protezione di una canzone, di un'opera intellettuale. Proteggere un'opera dell'ingegno, quindi con il diritto d'autore, significa ottenere tutta una serie di diritti di natura patrimoniale, ma anche di natura non patrimoniale, quindi di natura morale, per quella determinata opera. Dal punto di vista tecnico, il diritto d'autore però tutela soltanto la forma dell'opera intesa come struttura con la quale essa viene presentata al mondo per la prima volta. Non va a tutelare il contenuto dell'opera, non va a tutelare le teorie esposte oppure gli argomenti di cui si tratta. Tutelare però un software con il sistema del diritto d'autore in realtà è un'opera piuttosto inutile, perché ci possono essere sempre altri programmatori, sviluppatori che riusciranno a sviluppare lo stesso software con un altro sistema. Se però il nostro software oppure la nostra applicazione apporta un effetto tecnico innovativo tra hardware e software, allora quell'effetto tecnico è brevettabile con uno strumento, il brevetto appunto, che è molto più potente, molto più utile rispetto al diritto d'autore. Sulla definizione di effetto tecnico non c'è proprio unanimità, più o meno esso sussiste tutte le volte che il software riesce a svolgere una funzione ulteriore rispetto alle normali interazioni con la macchina. Purtroppo è abbastanza difficile proteggere un'applicazione con un brevetto, perché nel nostro ordinamento giuridico la legge brevetti vieta il deposito di idee aventi ad oggetto metodi pubblicitari, promozionali, commerciali, eccetera, eccetera, un mondo, un settore, cioè nel quale si muovono solitamente le applicazioni. La tutela offerta dal brevetto di software, per esempio, si avvicina alla tutela e protezione dell'algoritmo, cioè quella sequenza di passaggi che hanno come obiettivo quello di risolvere un determinato problema. In questo caso, ciò che si va a tutelare non è il programma in sé, che, come abbiamo detto, si può fare con il diritto d'autore, ma si va a tutelare il metodo logico, quella sequenza di passaggi che è alla base del programma. Ci possono essere però anche delle alternative che sono meno tutelanti rispetto al brevetto, ma che in qualche modo possono farci stare tranquilli. Ad esempio, per quanto riguarda le applicazioni, quello che possiamo andare a tutelare è l'estetica della nostra app. Ad esempio, il design delle schermate, del software per web, per uno smartphone, un tablet, eccetera. Tramite la registrazione del design, che è un altro strumento di tutela di un'opera intellettuale.